Buongiorno amici, da Francesco, da Palermo, da una giornata meravigliosa. Oggi a Palermo è stupendo. Cominciamo un'altra passeggiata intorno a casa. Farò due passi, passerò un'oretta con voi. Cominciamo da Piazza Pretoria, arriveremo ai Quattro Canti e dai Quattro Canti decideremo dove continuare ancora per mezz'oretta, 40 minuti. Ditemi se si sente, se l'audio questa volta è buono, se la stabilizzazione del video è buono. Ne approfittiamo intanto mentre ci godiamo nello sfondo questa fontana pretoria meravigliosa, guardate che spettacolo, per prenderci qualche minuto per il collegamento. A me non piace sta cosa, cioè nel senso che vedo sempre tutti che fomentano aspettiamo, però è fondamentale perché l'algoritmo Facebook, l'algoritmo della diretta è così. Ditemi se mi sentite. Ciao Track Giuseppe, Francesca Durante, tutto ok? Giacomo, dimmi se mi sentite. Francesca, ditemi se mi sentite, almeno quelli che siete in collegamento, ancora siamo 20. Ragazzi, condividiamo la diretta, così ci vedono ovunque. Queste sono cose che io di solito mi dimentico sempre a dirvi, di condividerla. Ok, tutto ok, mi dite. Hola, hola, Francesca, ciao. Allora, io sto quasi arrivando ai Quattro Canti di città, che adesso ve li faccio. Dietro la cupola, dietro di me, è San Giuseppe dei Teatini. Abbiamo appena lasciato la fontana Pretoria. Adesso vi faccio vedere un po' di i Quattro Canti della città. Dietro a ogni canto di città c'è un quartiere. Dovete immaginare che Palermo è come un'arancina, rotonda, guardandola dall'alto. La dividete in quattro e dietro ogni quarto di canto che vedete dietro di me c'è un mandamento. Quindi adesso vi faccio, questa è dietro di me la strada che porta alla stazione, questa è quella che porta al mare, questa è quella che porta al Teatro Massimo e questa è quella che porta in cattedrale. Dietro a ognuno di questi c'è un quartiere. Io comincerei la mia passeggiata, se vi state collegando, aspetto qualche secondo, verso il Teatro Massimo su via Macheda. Oggi a Palermo la giornata è spettacolare. Vi faccio vedere, ecco, sono messo comodo, spero mi sentiate, e adesso cominciamo questa diretta in via Macheda. Sto per raggiungere con calma il Teatro Massimo. Ditemi sempre se mi sentite. Ciao, saluti dalla Germania. Ciao Luis. Io volevo ricordarvi che per tutti coloro che ci seguono sulla pagina Palermo City Walk, nei commenti ho postato il link della pagina Instagram, quindi basta cliccare e poi insomma iscrivervi anche alla pagina Instagram, dove io pubblico anche altri contenuti, anche altre cose. Guardate che vi faccio vedere la via, questa è via Macheda in direzione Teatro Massimo. La città sembra volersi un po' risvegliare, la volontà in questo momento è quella del risveglio, no? Dopo quasi 3 mesi di quarantena, diciamo che l'Italia si sta dividendo in due. Chi vuole ritornare, chi fa pazzie, chi esce fuori senza responsabilità, chiaramente, frequenta in gruppo gente, eccetera. Io sono contrario. Io faccio per esempio la mia passeggiatina, la condivido con voi, vado in passeggiata con voi, sono da solo, sempre. Non mi porto dietro neanche Erika né Bruna se esco. Ho già uscito Bruna stamattina. Ho detto dopo vado e faccio una passeggiata con gli amici di Palermo City Walk. Quindi da soli, con mascherina, anche se da soli la mascherina non serve, però sai com'è, io me la metto e vado. Quindi da solo, a distanza di sicurezza, la gente sembra essere
diciamo, in alcuni punti della città, distanziarsi fra loro. È chiaro che la gente è tornata a lavorare, cioè sono tornati 4 milioni di persone al lavoro, quindi anche se si vede gente per strada, è chiaro che è gente che, quindi i bar, davanti ai bar ci sono le persone che prendono, che aspettano il caffè da consumare all'esterno, insomma c'è una volontà a ritornare alla vecchia vita, ma chi non la vuole, ragazzi? Cioè, non nascondiamoci dietro al dito, è una forte volontà di tutti ritornare alla vita che era normale, e guai chi pensa che possa cambiare qualcosa. Cioè, chi si fa schiacciare da una condizione, secondo me, dove ci dobbiamo rassegnare a questa nuova vita, dove ci... Allora, io sono il primo, ok, che da 70 giorni sono in casa, ottempero a tutte le normative, e se posso, quando posso, nei miei piccoli canali, divulgo, voglio dire, quello che sento e che secondo me è da fare, quindi starsene a casa, tutto quello che vuoi. Però sono contrario a pensare che la gente, quella più debole in questo momento, possa pensare che tutto è cambiato, che non si ritornerà più al ristorante come una volta, che non faremo. Sicuramente ci vorrà tempo, sicuramente in questo tempo chiuderanno tantissime attività. Sono in crisi anche io, la mia, che sono albergatore con un'attività chiusa da 3 mesi, dove ancora non si fanno vivi né i 600 euro, lo dico ogni diretta così, diciamo, ne siete informati. E voglio dire, ciao Ina, seguici sulla pagina, ogni tanto collegati così vedi tutte le dirette e i video che ho fatto ultimamente. Ultimamente mi piace di più fare dirette con voi. Dicevo, non abbiamo in questo momento aiuti alle imprese, di turismo non se ne parla, cioè se ne parla tanto ma si fa poco. Probabilmente voglio sperare che, siccome è un settore così importante da aiutare e quindi gli aiuti dovranno essere cospicui, io immagino che non se ne è parlato fino ad oggi solamente perché hanno detto: aspetta, facciamo una cosa, siccome questo è il settore che più ci romperà le ossa dal punto di vista di pagare, no? E dal punto di vista, e allora facciamo una cosa, per adesso non gli diamo nulla, facciamoli aspettare fin quanto possono, poi appena abbiamo finito di fare i conti, li salderemo a tutti, perché dico qui il 60-70% di gente andrà a chiudere la propria attività e dovrà andarsi a cercare un nuovo lavoro, va bene? Quindi non so quali sono le... Quindi questo desiderio a ritornare alle proprie attività è forte in tutti, e chi ce l'ha non deve sentirsi come quello incosciente che sta pensando a ritornare alle attività mentre invece c'è, perché i numeri vanno diminuendo. Ciao! I numeri nel frattempo mi salutano, amici, e io li saluto. E dico, i numeri stanno, delle mortalità vanno diminuendo, i numeri vanno analizzati bene, è giusto rispettare le misure di il distanziamento, è giusto rispettare le regole, ma vi prego, non fatevi uccidere il desiderio dentro di tornare alla vita normale, quella di prima, quella della convivialità, quella di un abbraccio, quella di una cena romantica al ristorante, quella anche di una cena di lavoro. Il ricordo di quella non deve essere l'amarezza di un ricordo che non tornerà mai più, deve essere invece comportarsi bene, monitorare le cose per ritornare presto a una vita normale. Io vedo la gente, vedete, che lavorano, fanno lavori tutti con le proprie mascherine, a distanza di sicurezza, chiaramente i negozi sono vuoti, le attività commerciali sono vuote, fuori dai bar qualcuno che ordina un caffè, ma non penso che i bar potranno sopravvivere con qualcuno che ogni tanto prende un caffè, i romantici del caffè. E la situazione, insomma, non è che si apre in un giorno, che ci si riprende in un giorno, quindi questo buco sarà un grande buco da colmare. Io spero che, indipendentemente da un aspetto economico, lo possiamo colmare con una grande speranza.
Ci tornerai, Francesca, nella tua splendida città. Grazie a te, Ina. Ciao, Lucia. Se avete domande da farmi, ragazzi, questa è una grande opportunità che io ho in questo momento di poter passeggiare, perché se mi tolgono anche questo, la mia passeggiata, mi hanno tolto. Probabilmente il sindaco qui a Palermo ha ristretto, quindi i parchi non sono più accessibili, perché dopo le ultime, tutti in gruppo al teatro, al Foro Italico della città, adesso vi faccio vedere il Teatro Massimo, lo sto raggiungendo per farvelo vedere frontalmente. E il sindaco ha ristretto le uscite e quindi anche parchi, e quindi io posso passeggiare solamente nelle arterie principali da solo, e spero che non mi tolgano anche questo, perché se no non so cosa fare. Vi farò le dirette fra il soggiorno e la cucina, cosa che a me non piace per niente, quindi tutte ste dirette da casa, tant'è che ne abbiamo fatte 10 con i nostri stessi, con voi stessi, in tutte le parti del mondo. Poi mi sono un po' rotto le scatole, perché ecco, adesso io smetto di parlare e ci contempliamo tutti e 120 che siamo qui in diretta, questo spettacolo e meraviglia di teatro. E goditela adesso, Francesca, la tua Palermo, in questo momento. Adesso vi faccio un giro tutto del Teatro Massimo, tenendomi lontano da tutti. Ciao carissimo, volevo chiederti se fosse possibile salire sul tetto del Teatro Massimo. Certo che è possibile salire quando tutta questa situazione sarà finita. È un'attività stupenda da fare, quella di salire sul tetto del Teatro Massimo. È uno spettacolo, tra l'altro anche la visita guidata all'interno del Teatro Massimo è meravigliosa, quindi potete fare sia quella all'interno che quella sui tetti. Ciao Fabrizio da Milano, situazione terribile, ma non vedo l'ora di vedere la mia famiglia. Baci. Puoi entrare in via Bara all'Olivella? Ed entriamo, sì, in via Bara all'Olivella, entriamo in via Bara all'Olivella, quindi torniamo. Qui c'è tanta gente che penso aspetti qualcosa, ma non ho capito cosa, però sono tutti in fila, distanziati a distanza di un metro, tutti con le mascherine. Io devo dire che è veramente da applauso il Sud, tranne giorno 3, che chiaramente hanno aperto lo start delle corse. Mi sto recando in via Bara all'Olivella sotto richiesta, perché se mi richiedete qualcosa, ecco qua, questa è una via particolare, piena di vecchi mestieri, antichi mestieri, ma qua dentro c'è anche Cuticchio. Ora vi faccio vedere, adesso siamo qui di fronte al Teatro Massimo, e di fronte c'è. Sono contento che vi sembra di stare qui. Adesso entriamo in via Bara all'Olivella e andiamo fino a Sant'Ignazio all'Olivella, che è una chiesa bellissima. Accanto c'è il Museo Salinas. Il Museo Salinas è il nostro museo archeologico, che per tanto tempo è rimasto chiuso, e quindi moltissimi palermitani neanche conoscevano l'esistenza. Abbiamo uno dei musei archeologici più importanti qui a Palermo, che ha restaurato tutto. Io penso che qui ci sono tante, ecco, vetrine. Qui considerate che è una stradina tutta ristoranti, che al momento sono tutti chiusi. Vedete? Ristoranti. E c'è anche chi urla. Un attimo che io cerco di fare un sorpasso in curva. Allora, ecco, noi c'è. Eccoci. Allora, qui praticamente è la stradina storica dove il laboratorio della famiglia Cuticchio, famosi pupari. Pensate che io, quando ero studente all'Università di Bologna nel 2006, quando studiavo al DAMS, i Cuticchio erano una famiglia che io studiavo delle dispense, quindi. Guardate, vi faccio vedere il loro laboratorio teatrale, opera dei pupi. Ecco, siamo qui davanti in questa meraviglia di via piccolina, strettina, che collega la via Macheda con la via Roma.
qui è tutta una stradina di artigiani. Spero che si veda bene. Adesso superiamo questa traversina qui e arriviamo davanti al magnifico museo Salinas. E wow, non sono mai stata a Palermo. Loredana, dovresti venire a Palermo assolutamente. Vi volevo dire che in questi giorni, visto che un po', ecco, guardate che vi faccio vedere, il museo Salinas è accanto la meravigliosa chiesa di Sant'Ignazio all'Olivella. Qui non avevo programmato di fare il giro, però siccome mi avete chiesto di girare in via Bara all'Olivella, questo è il museo Salinas che i lunedì è chiuso, ma anche al momento è chiuso. E quindi qui dentro ci sono opere fantastiche, uniche al mondo. E questa è la bellissima chiesa di Sant'Ignazio all'Olivella. Vi volevo dire che in questo momento, dove ho poca possibilità di fare i miei video a differenza delle dirette, e quindi posso uscire meno, posso recarmi meno volontariamente in alcuni posti che distano magari da casa mia, insomma lo faccio anche per una sicurezza mia personale, per una sicurezza degli altri. Fin quando giro, che da casa, da Piazza Bellini, arrivo fino al Teatro Massimo o arriverò fino alla Catt in altre dirette, quindi per adesso mi piace di più questo aspetto diretta che non video. Però mi sto divertendo a casa, visto che non abbiamo le attività chiuse e non lavoro, a scrivere diversi articoli sul sito. Quindi andate a guardare sul sito di palermocitywalk.com. Il sito non è altro, non c'è vendita di nulla, per chi è praticamente è a supporto delle pagine Facebook ed Instagram che sono poi a lungo andare diventano confusionarie, i video se ne vanno a finire giù, anche se noi li archiviamo tutti. Noi abbiamo anche la pagina YouTube dove trovate tutti i video geolocalizzati. Però il sito, adesso sto cominciando a scrivere tantissimi articoli e in questi giorni sto terminando degli articoli anche su, per esempio, su chi sono io, su questo pazzo che cammina per strada. Insomma, qui abbiamo preso dalla stradina. Che belle queste giornate, sì, pittura blu, girare per la nostra bellissima città, io vi porto tutti dietro. Ok, good morning Italy, good morning Maria, Maya, ma si può passeggiare in centro? Io abito a Bonaggia. Gabriella, si può passeggiare in centro. Chi vive in centro e quindi ha questo grande privilegio di uscire da casa, non prendere l'automobile e fare due passi come me, diciamo che ancora non è venuto nessuno a dirmi: scusi, ma lei con questo coso in mano che sta facendo? Pure, cioè, io sono libero di fare una passeggiata con la mia mascherina da solo. Immagino che recarsi da un altro posto, quindi prendere un'auto, spostarsi, parcheggiare, andare in centro storico e passeggiare. Fino a ieri, se questa cosa dei parchi e delle grandi piazze, insomma, il sindaco là, che non mi sono documentato tantissimo, devo essere sincero, non ho avuto tempo. Ieri ho scritto tutto il giorno gli articoli di cui vi parlavo prima, che vi dicevo. Sto scrivendo degli articoli un po' su chi sono, chiaramente avete sul chi sono tutto il dettaglio, insomma, di quello che ho fatto io nella mia vita, per chi fosse interessato a saperlo. A me sembrava giusto che mi conoscete, sì, per Francesco che fa i video, però magari così sapere un po' di più su. E poi ho fatto un bell'articolo che sicuramente pubblicherò in settimana, che è un articolo dove rispondo alle più importanti domande che di solito mi fanno i turisti e che fate voi stessi della pagina. Io vi ricordo che la nostra pagina ormai è piena di italiani all'estero, cioè la gente che ci segue di più sono i palermitani e gli italiani all'estero. Poi chiaramente i turisti che vengono qua
e che poi conoscono Palermo City Walk e non smettono più di seguirla, perché è bello rivedere i posti dove uno è stato in vacanza, no? Vissuto anche da altri, dopo 6 mesi, riguardare, già fa effetto le foto, immaginate i video, ricordare dove abbiamo cenato in quel ristorante, magari col fidanzato, con la moglie, magari non si era mai stati a Palermo, quindi è un viaggio unico, scusate ogni tanto mi strozzo col filo, sì, se appena finirà la diretta vi ho fatto vedere il Teatro Massimo, dove adesso io prendo da qui e ci giriamo tutto intorno al Teatro Massimo e ve lo faccio vedere anche da dietro e vi do 2 indicazioni. Ma non tutti usano le mascherine, non tutti usano mascherina. È così un po', penso, ovunque. Io devo dire che qui ne trovo tanti, anche i ragazzi, vedete, qua ci sono dei ragazzi extracomunitari che probabilmente, qua c'è la facoltà di scienze politiche, adesso giro a destra e andiamo di nuovo al Teatro Massimo. E tutti stanno distanziati, usano la mascherina. Dicevo, ah, ecco, qua c'è un patronato, ecco perché ci sono i ragazzi extracomunitari. Ma tutti hanno la mascherina, io vedo tutti, certo poi c'è il caso quello sporadico che non la mette, non so che cosa, ognuno è responsabile della propria, però in effetti dovrebbe anche essere in questo momento più responsabile della vita anche degli altri. Devo dire che qui i contagi, guardate in fondo il Teatro Massimo che si vede, adesso la stiamo raggiungendo. Ciao dalla Sardegna, ciao Andrea, sono felice che mi seguite tutti e io riesco un po' a leggervi mentre racconto, mentre vi racconto quello che succede in questa città stupenda, dove guardate il colore del cielo, no, meno male la diretta è proprio senza filtri, senza niente, quindi è proprio tutto reale quello che vedete. Adesso andiamo a piazza, torniamo di nuovo al Teatro Massimo. Per me passeggiare, ragazzi, così, anche se non faccio una passeggiata veloce, per me è un toccasana per la mia schiena. Quindi dicevo, se mi tolgono anche questo, potrei uscire di matto. Però, insomma, che dobbiamo fare? Fin quando ci sarà la caserma dei Vigili del Fuoco, esattamente, ve la faccio vedere. Ecco, questa qui è la caserma dei Vigili del Fuoco, proprio dietro il Teatro Massimo. Grazie Giacomo, io non posso più fare queste camminate, grazie a te. Io, ok, non so se ti riferisci a me, comunque io sono Francesco. Io non lo ricordo mai che sono Francesco, anche a chi la prima volta che mi sente e che mi vede dice, ma chi è sto pazzo che gira? E così, io sono Francesco e tutti i giorni, quasi tutti i giorni, insomma, vi pubblico un articolo, oppure ecco, qua siamo al Teatro Massimo. Pensate che imponenza. È una struttura ottocentesca meravigliosa, ragazzi. Questa l'ha cominciata il padre Basile e l'ha finita il figlio Ernesto, architetti importantissimi del periodo, insomma, fine 800, primi 900, hanno realizzato questa imponente. Qua gli architetti che hanno lavorato sono tantissimi. Ritorno sul prospetto principale, però diciamo che i capi cantiere erano loro, quelli che poi hanno disegnato veramente una buonissima parte di Palermo. Gli architetti Basile hanno disegnato fantasie di mobili dello stile Liberty più bello. Guardate il colonnato. Guardate il colonnato. Che spettacolo, eh? Terzo teatro d'Europa, come acustica probabilmente è il più bello. Vediamo di fare una inquadratura. Persino il cinguettio degli uccelli si sente. Sono felice, sapete perché? Perché l'ultima volta qua mi sa che stanno girando un film o un documentario. Io mi sto andando a finire proprio dentro al cast, mi sa. E ecco qua Giuseppe Verdi, ve lo faccio vedere. Sono felice che si sente e che si veda bene, perché l'ultima volta sono stato fregato da una cosa, e cioè non avevo un microfono, adesso ho preso un microfono, spero buono, che mi sentiate,
bene, senza vento, anche se c'è vento spero non si sente il vento dell'altra volta, e poi ho preso uno stabilizzatore per le dirette perché pensavo che bastasse lo stabilizzatore del telefono. Invece quando si attiva la diretta lo stabilizzatore del telefono si disattiva, quindi me ne sono accorto l'ultima volta dopo che ho finito la diretta con voi, che tremava tutto. Quindi ho detto la prossima volta dobbiamo sistemare l'audio e il tremolio. Io spero di averlo sistemato, mi date conferma? Il suo collega vuole vedere il collega di Fabrizio Piazza Poletiama, e allora cosa faccio? Io proseguo, ragazzi, andiamo a Piazza Poletiama, vi faccio vedere il Poletiama e poi vediamo, insomma. Io faccio quello che mi dite, io devo camminare un'ora per terapia. Quindi non... Scusami, ho letto Giacomo, allora grazie Francesco. Bene, grazie Pina. No, perché d'altronde io non dico mai come mi chiamo, né inizio i video in maniera convenzionale come fanno tutti i blogger o i youtuber o della serie ciao sono io e allora Francesco, cioè che tendono sempre a dire una cosa per riconoscibilità, un po' per marketing, un po' per... Io invece tutto questo non lo faccio perché comunque sia sono molto distratto, guardo le mie cose, un video non lo comincio mai allo stesso modo, cioè chi mi vuole seguire mi segue, nel senso non è che mi seguono perché all'inizio metto la voce squillante, poi la metto poi dico sempre la stessa cosa, cioè io voi, cioè va bene, forse probabilmente funziona, però a me funziona valutare una cosa, che da quando ho cominciato questa avventura con voi siamo pochi ma buoni, cioè quello che vedo, cioè pochi ormai non più. Però quantomeno siete tutti attivi, mi fate domande, mi seguite nelle dirette, raggiungiamo 50.000 visualizzazioni ogni video, e 50.000 visualizzazioni non le prendo io. Cioè le 50.000 visualizzazioni, quello che io vorrei spiegare a chi magari a volte, non lo so, pensa che io stessi facendo chissà che, le prende questa città. Cioè è la città di Palermo che è stata vista più di 2 milioni di persone oltre quelle che non la conoscevano, ok? E non sto facendo niente di speciale, nessun talento, sto semplicemente parlando con voi e nel frattempo vi faccio vedere una città che a parere mio è ogni angolo. Ogni veramente buco è una cosa incredibile. Adesso io sto camminando con voi dal Teatro Massimo per farvi vedere quanto c'è a piedi dal Teatro Massimo fino al Teatro Politeama. Sto facendo via Ruggero VII, di solito qui è tutti i negozi sono aperti, qui è un brulichio di gente sotto ai portici, qua ci sono i negozi più belli della città, della città deluxe, ecco. Adesso continuo, vediamo, fai vedere il grattacielo Ina, certo che vi faccio vedere il grattacielo Ina. Ecco, questo è il grattacielo della città di Palermo, che non ha grattacieli, eppure i palermitani lo chiamano il grattacielo, con appena i suoi, non so, saranno 20 piani, 30 piani, in effetti è l'unico grattacielo della città. E quindi i palermitani ne vanno anche loro fieri del grattacielo Ina. Vediamo dietro. Che bella Palermo, grazie Palermo. E io spero che la vediamo in più possibile. Adesso mi reco a Piazza Poletiama. Io vi ricordo che fra i commenti trovate il link che vi riporta alla pagina Instagram nostra, quindi non solo chi ci segue su Facebook, potete seguirci anche su Instagram, anche perché su Instagram pubblico cose diverse, a volte sì, uguali, a volte diverse, oppure foto diverse o aggiornamenti diversi. Qua siamo in un quadrivio, guardate, ecco qui, da qui si scende a mare. Da qui si va al Teatro Politeama, adesso quasi quasi ci arriviamo. Se non mi stirano attraversiamo. Come vedete ci sono più macchine, la città non è più deserta. Qualcuno si è risvegliato, ma non perché è tornato al lavoro. Quindi le attività aprono e quindi la gente ritorna a rispendere, certo non tutti, qua è tutto chiuso sotto i portici, però qualche attività indispensabile è aperta.
qualche tabaccaio, quindi si vede uscire qualcuno. Tutti quelli con le auto immagino siano gente che si stanno recando al lavoro. Chi è per strada comunque immagino tutti abbiano una motivazione. Non c'è tantissima gente. Vi ricordo che questa è una strada che di solito di sabato pomeriggio o anche di settimana è piena, perché lungo questi marciapiedi tutti i negozi per donna, insomma, shopping o trucchi. Adesso cominciano tutti i negozi dei trucchi, quindi è una via dello shopping dove di giorno c'è un casino incredibile. Questo palazzo ve lo faccio vedere, bellissimo, guardate, con pietra, fatta con pietra da taglio. Ecco, allora stiamo per arrivare al Teatro Massimo. Allora, prima di arrivare al Teatro Massimo vi ricordo che sul sito di palermocitywalk.com che ho creato e che tutti i giorni scrivo articoli, mi passo il tempo a casa, trovate delle delucidazioni che non posso darvi sui video che vi faccio, quelli dei monumenti, oppure le delucidazioni che posso darvi adesso in diretta. Via Principe di Belmonte ve la faccio vedere al ritorno. Ecco, la Via Principe di Belmonte è una strada dello shopping importante, vediamo in che condizioni si trova per adesso. Di solito qui è pedonale, ma adesso è aperto. Dicevo, il sito è un luogo dove ci ritroviamo e trovate articoli sulla città, le domande che voi mi fate ve le faccio, vi rispondo con delle foto, con degli articoli veri. Quindi quando avete domande, anche se me le fate qui, io poi rispondo con un articolo, ma poi li pubblicherò sulla pagina, gli articoli che sto scrivendo sul sito. Già tanti li trovate. Ecco, qua era il negozio di cui vi dicevo, dei trucchi, le ragazze dentro con le mascherine che aspettano i clienti. Ma chi tornerà a spendere? Mi dispiace che hanno spostato i lavori della metropolitana proprio sul, quasi davanti al prospetto del Teatro Politeama, che siamo arrivati, vediamo. Il Teatro Massimo, diciamo che è l'opera, qua è la sinfonica. Guardate che meraviglia, adesso attraverso, qua ci sono i lavori della metro, stanno facendo, hanno ripreso tutti i lavori che avevano sospeso. Anche lì è proprio un cantiere aperto ovunque. È un cantiere aperto ovunque. Teatro Politeama Garibaldi, sì. E sono a Piazza Politeama. Da qui diciamo che siamo usciti fuori dal centro storico di città, quindi quei quattro canti che, di cui vi parlavo prima, che abbiamo visto prima, attraverso, se non mi stirano. I quattro canti di città, che sono i quattro quartieri antichi, li abbiamo lasciati al Teatro Massimo, abbiamo fatto questo pezzettino che è via Ruggero VII e siamo entrati adesso nella zona Liberty della città, dove i palermitani qui hanno dietro questi blocchi lungo la via Libertà, che è tutta la zona shopping dei palermitani e anche dei turisti, quindi Louis Vuitton, tutte le grandi marche, insomma, che conosciamo benissimo, italiane e non, si trovano lungo la via Libertà. E questa invece è Piazza Castelnuovo. Piazza Castelnuovo che vi ho fatto vedere tantissime volte sia nei miei video, si vede da qui il tempietto della musica che vi ho raccontato, c'è una storiella carinissima, se la cercate fra i video che ho pubblicato è molto bella. Guardate che palmeto, mi dispiace che tutti questi lavori in corso, spero finiscano presto, che ridiano alla città un servizio in più. Ma si presume che dunque la stagione ormai per quest'anno, ragazzi, portaci al mercato del Borgo Vecchio, quanto mi manca Palermo. Ma considerate che la stagione, ahimè, quest'anno, se non interregionale o se riaprono nazionale, i viaggi sono chiusi ai turisti stranieri, quindi la nostra stagione di hotel si è persa un pochino
i numeri saranno ristretti, ma noi non demordiamo, stiamo investendo tanto sulle nuove misure. Guardate che meraviglia il Teatro Politeama con i suoi cavalli in questa giornata incredibile, incredibile. Questo è l'hotel Politeama che aveva appena ristrutturato, aveva finito adesso la ristrutturazione, a saperlo prima magari ristrutturava il prossimo anno, cioè o meglio quest'anno per il prossimo essere pronti. Incredibile. Vabbè, facciamo due passi in Via Libertà e continuiamo. Sì, quest'anno diciamo che ormai gli alberghi stiamo facendo una programmazione per l'anno prossimo, stiamo discutendo magari nuove strategie, stiamo cambiando gli impianti per la sicurezza, però mi piacerebbe pensare che tutto quello che stiamo facendo, tutto quello che... perché vedo cambiare le cose sì repentinamente, ma mi sembra un po' come se tutti stessero facendo dei cambi radicali, come se non si dovesse più tornare. Cioè vedo aziende investire su cose dove mi nasce la domanda spontanea: ma perché stai investendo in questo modo? Perché? Quanto deve durare tutto questo? E allora questo mi fa un po' di paura, sinceramente, perché vedere aziende che investono su un qualcosa che, cioè, se dovesse durare altri 3-4 mesi, 6 mesi, toh, non penso che uno va a sradicare gli impianti o tutto quello che ha dentro per cambiare solamente per 6 mesi. Quindi quello che mi fa paura è questa cosa che... questa situazione, questi distanziamenti, questi nuovi rapporti alla quale dobbiamo, parlando con chi comanda, insomma, abituarci. Ma io sinceramente sono dalla parte di chi è giusto in questo momento si comporti bene, faccia tutto quello che c'è da fare. Però, come ripeto all'inizio della diretta, io non voglio farmi togliere assolutamente l'amore, la speranza che tutto possa ritornare come prima. E questo, adesso qui apro dibattiti, vaccino, non vaccino, io spero soltanto che tutto torni a come prima, perché io personalmente, per come sono, non ce la faccio più, è chiaro, no? Adesso mi sa che torno indietro perché siamo a mezz'oretta così e poi faccio un'altra mezz'ora e prendiamo da magari da un altro posto e poi ritorniamo verso... aspetta che leggo qualche... non mi sono mai fermata a Palermo, ma grazie ai tuoi video la prossima volta sarà una tappa obbligatoria. Per esempio, fermarsi a Palermo, ragazzi, ieri mi rispondeva a una domanda: qual è il minimo stay, qual è, diciamo, per fermarsi. Allora, se quest'anno venite in Sicilia, parlo con i siciliani, parlo con quegli italiani che potranno farlo, una delle isole più belle dell'Italia quest'anno, se venite in Sicilia, passate da Palermo. Quello che succedeva tantissimo, cioè recentissimamente, era parlare con dei clienti in albergo dove mi dicevano, cioè stavano una notte, dicevo: come mai soltanto una notte? E mi rispondevano: no, sai, siamo venuti a prendere soltanto l'aereo. E allora, cioè, vieni in Sicilia, ti fai un viaggio, stai 14 giorni e poi utilizzi Palermo solamente come aeroporto? No, io vi do un grande suggerimento: spendete almeno 2-3 notti a Palermo, perché ne vale la pena. È il capoluogo di regione, regno delle due Sicilie, dove il patrimonio culturale che c'è a Palermo, ragazzi, non c'è veramente. Poi posti come Taormina, posti come Catania, meravigliosi, ma Palermo non si può non vedere e prendere soltanto l'aereo. Quindi minimo 2-3 notti sono perfette. Poi un suggerimento che do, per esempio nell'estate, è che Palermo è centro storico, ma Palermo c'ha il suo mare. Cioè, mi spiego, Palermo sul centro storico ha il mare non balneabile al momento, lo era un tempo, quindi la città sta lavorando per renderlo nuovamente balneabile. Quindi il centro storico ha il suo mare col suo prato verde, con il suo palmeto, con una piccola spiaggetta meravigliosa dove... vi faccio vedere di nuovo qua, dove si può prendere il sole, fare l'aperitivo. Poi invece la spiaggia vera e propria dei palermitani
è Mondello, una delle, diciamo, la più vicina, lato andando verso Trapani, ma Mondello è proprio in città, è una piccola Miami alberata, con, unica nel suo genere perché ha tutte queste villette liberty, no? Nate nei primi del Novecento, ed è particolare vedere delle ville liberty sul mare. Di solito le ville liberty si trovano, no, in un contesto più cittadino, invece no, cioè è meravigliose ville liberty sul mare, e Mondello è la... Però dico, si può alloggiare a Mondello, dove il territorio è piccolo, quindi quando si satura Mondello, però l'indicazione che vorrei dare a tutti coloro che prenotano a Palermo è questa: prenotando in centro storico, con un autobus, con il 101 o l'806, si arriva a Mondello, collegatissimi, in 20 minuti, quindi potete alloggiare in centro storico e anche 5 notti, fare di giorno mare e la sera godere del fascino delle luci gialle, delle basole, delle balate palermitane che si illuminano di giallo, e quindi le scene romantiche, i monumenti di sera, i mercati aperti dove c'è il bivacco giovanile, per intenderci il mercato della Vucciria, il mercato di Ballarò, che di giorno sono mercato, la sera diventano luogo di incontro per giovani e turisti. È chiaro che in questo, ecco, sono arrivato in via Principe di Belmonte, che di solito è una strada, una delle prime strade pedonali che abbiamo pedonalizzato a Palermo. È tutta shopping, però è tutto chiuso. Ve la volevo far vedere perché poco fa me lo avete chiesto. È bellissima la mia Palermo, si sente bene, grazie. Il teatro è bella città. Aspetta che... Ecco, le farmacie aperte, qualche bar. Questa è una zona pedonale di Palermo, molto, di solito tutti i bar qua, tutti i tavolini sono tutti aperti. Da lì si arriva in via Roma. Vediamo se vi faccio fare un pezzo di via Roma. O preferite continuare sul... No, continuiamo su via Roma. Anna Torricelli, quando finirò la diretta vedrai che sono già stato da Cuticchio. Adesso non puoi vedere il video indietro, quindi dovrò terminare io la diretta, poi quando te la riguardi sono stato già da Cuticchio, ho fatto vedere via Bar all'Olivello, ho fatto vedere la chiesa di Sant'Ignazio all'Olivella, il museo Salinas. Quindi vi dicevo, potete alloggiare in centro, non per forza a Mondello, si può anche alloggiare a Mondello, e con i mezzi la mattina andare al mare, ritirarsi dal mare dopo pranzo, fare una doccia, essere già in centro, fare un aperitivo in centro e dopo andare a cena in centro. Non c'è cosa più bella, mentre Mondello è una realtà dove la mattina ti alzi, hai le infradito, vai a letto con le infradito e le lasci messe, indossate, e ce le hai già pronte per l'indomani. Cioè, questa è la realtà, pantaloncino, infradito, magliettina per tutto il periodo. Mentre chi vuole godere sia della città che del Mondello può prenotare in centro. Tra l'altro oggi in centro hanno aperto bed and breakfast, hotel meravigliosi, ragazzi. Che peccato, quest'anno Palermo era il primo anno dopo patrimonio UNESCO e città della cultura 2018 che toccava veramente dei numeri, e stavamo cominciando con un incoming meraviglioso che è stato spezzato. Quindi io vi chiedo, anche se noi siamo pochi, però diventeremo tanti. Se voi condividete la mia diretta, io ve lo chiedo, sembra, non so, una cosa, a me sembra di chiedere un... però è giusto che condividiamo, perché uno, perché guardano centinaia di migliaia di persone in tutto il mondo e si rendono conto della bellezza, delle bellezze che abbiamo qui, e poi perché è giusto che non teniamo queste cose soltanto per noi. Cioè, se ne stiamo godendo del fatto che io parlo, che passeggio, che vi faccio vedere, condividiamolo con tutti,
condividiamolo perché è l'unico modo questo che abbiamo in questo momento, gratuito, per poter condividere le nostre bellezze, oltre a quello che pensiamo e oltre ai suggerimenti che a me vengono in mente in last minute mentre cammino. Qui siamo sbucati in via Roma e qui vi faccio vedere due, tre cose bellissime. Perché qua c'è l'Hotel delle Palme che stanno ristrutturando, hotel storico, palermitano, meraviglioso, stato anche residenza, voglio dire, di Wagner. Dentro, guardate, lo stanno ristrutturando tutto, peccato che è impacchettato. Questo adesso attraverso ve lo faccio vedere da lontano. Hotel delle Palme, questo è un hotel storico con dentro, questo è un bene culturale proprio, qualche appena riapre, sarà completato, faremo visita a questo grande hotel. Sono contento che chi è fuori sta vedendo che l'Hotel delle Palme, che sicuramente lo ricorderà nei suoi tempi d'oro. Io ricordo che chi ci segue è gente che non torna a Palermo da molti anni, è gente che ha un legame con Palermo, è gente che ha dei genitori che non ci sono più e che per motivi non è più tornato, è tutta gente che ha veramente un legame con Palermo e che non torna da tanti anni. E questa è la possibilità che io do di guardare questa città in questo modo, raccontandovela. Questa è la chiesa di Holy Church. È l'unica chiesa anglicana che abbiamo a Palermo, dove viene celebrata la chiesa. Venne realizzata per volontà dei Whitaker, una famiglia anglo-palermitana che fece molto qui a Palermo, realizzò diverse cose. Questa è una meraviglia di chiesa che vi ho fatto vedere anche in un video sulla via Roma. Quindi qui siamo, diciamo, a confine con il centro storico, ma vedete in quanto si gira la città, nel senso non è che ci vuole chissà quanto. Io sono partito da Piazza Pretoria, non so da quanto sono in diretta, mi dite da quanto sono in diretta perché non riesco a vederlo, e adesso sono in direzione Poste Centrali. Poi vi farò vedere l'imponente edificio delle Poste Centrali di periodo fascista, ma si vede proprio dallo stile che è fascista. E quindi stiamo ritornando verso la zona del centro storico. Bombole di ossigeno? Eh sì, ma a me piace, devo dire, passeggiare. Io vivo in centro storico da 6 anni, no, da più di 6 anni, e a un certo punto ho venduto l'automobile perché vedevo che era sempre parcheggiata, non la utilizzavo mai. Perché facevo tutto con i mezzi, a piedi, quindi basta un monopattino. Poi anche le distanze più lunghe, se le fai tutti i giorni, lo fai come allenamento, non le senti più. Io adesso sono partito con voi da Piazza Pretoria, ho fatto tutto il giro, Teatro Massimo. Sentite anche i rumori di Palermo, che per me è interessante pensare che dall'altra parte del mondo ci sia gente che stia sentendo i nostri rumori, il nostro chiacchiericcio, il suono stesso di un'ambulanza piuttosto che di una macchina della polizia. Sono quelle sensazioni che tante volte sono quelle cose che spingono al viaggio, che spingono alla curiosità di poi andare a leggere. Questi sono i lavori, penso, del gas che stanno completando. Mi sono andato a infognare qui, ma ne uscirò, così vi faccio vedere Palermo fino a Palermo. Bomba d'ossigeno, sì, la mia Palermo mi manca tanto, viva Palermo e Santa Rosalia. Aspetta che vi leggo un pochino. Da 2 minuti non tornare a casa. Comunque avete poi tutta la diretta, perché avete ragione, perché le dirette sono così, cioè che mentre uno la sta facendo non puoi tornare indietro, quindi sei costretto, magari a chi si è perso qualcosa, a ripetere. E io ve lo ripeto, vi ripeto tutto. Abbiamo parlato, insomma, vi ho fatto vedere il Teatro Massimo, quello non ve lo posso fare più rivedere, adesso vi faccio vedere la via Roma. Abbiamo parlato che le attività sono aperte ma non c'è nessuno in giro. Vedo gente che si muove, immagino per motivazioni
voglio dire, c'è più traffico, non è, la città non è più deserta, e questa sensazione, cioè il sentire le automobili, sentire il rumore dei mezzi, guarda, da qui si va proprio al mare, cioè proprio saranno 150 metri e siamo al mare. Il mare è quello che vi parlavo del centro storico, non quello di Mondello, la spiaggia. Ma nell'articolo che pubblicherò questa settimana, che sono, è un articolo dove rispondo a tante domande che mi avete fatto, sono fermo al semaforo, per questo sono fermo, e a tutte le domande che di solito mi fanno i turisti in albergo e a tutte quelle domande che mi fate voi, le ho un po' raggruppate e ne ho fatto un articolo, e quindi fra poco lo pubblico e lo potrete leggere con calma. Adesso qua sono in via Roma. Dicevo, anche diciamo risentire le auto, risentire i motorini, risentire una città che si risveglia è importante dal punto di vista psicologico, cioè non si può, cioè tutto questo assopimento di questi giorni di quarantena, poi magari c'è chi ha continuato a lavorare e questa cosa l'ha subita un po' meno, c'è chi come me invece è fermo totalmente da mesi e allora devo per forza cominciare a muovermi e a sentire profumi, a sentire, perché io penso che dal punto di vista psicologico è pesante, ragazzi, è pesante. Quindi per me è la possibilità di poter uscire, far due passi intorno a casa a piedi, da solo, parlare con voi e avere questa, ormai questa missione che mi gratifica, devo dire, tantissimo, perché le cose che mi scrivete, ciao Alessandra da Torino, saluti dall'Ungheria. E quindi vi dicevo, quando finisce la diretta la potete vedere tutta intera, tutte le volte che volete, perché la pubblichiamo sulla pagina di Palermo City Walk. Vi ricordo che fra i commenti trovate il link che vi riporta alla nostra pagina Instagram, che è la pagina che insomma dove pubblico anche altro. Guardate che imponenza il palazzo delle poste centrali. Guardate che colonne. Qui ho fatto un video simpatico, qua si organizza ogni due anni un evento palermitano, si chiama Smoda, è una sfilata di antimoda con tutti i costumi realizzati da materiale di riuso, con delle modelle anche quelle non convenzionali, quindi taglie forti, modelle con problemi, con handicap fisici. È un bel evento, si chiama Smoda ed è ogni due anni e si realizza, diciamo l'ultima volta si è realizzato sulle scale, cioè le scale sono diventate la scenografia naturale, le colonne, e le scale è diventata diciamo la passerella. Puoi fermarti poi al biondo e alla ragioneria generale? Sì, vediamo di fare una sosta. Ciao Marco, riusciremo a riprenderci tutti, viva la mia Palermo, ciao dal Veneto, ciao ragazzi Ungheria, Veneto. Io l'altro giorno vi ho ringraziato con un articolo che ho scritto e anche nell'articolo ho visto una partecipazione, commenti e like infiniti, io vi ringrazio veramente di cuore, quindi non solo mi guardate, anche mi leggete, e questo è molto importante per me, perché a volte io scrivo e dico ma chissà chi mi legge, ed è il ringraziamento speciale che ho voluto fare a tutti voi, perché abbiamo raggiunto dei numeri all'estero incredibili, cioè io parlo sempre in italiano, è chiaro che parlo in italiano, però tutta la gente che mi segue parla italiano all'estero, e perché sono tutti palermitani fuori, italiani fuori. Scusate, nel frattempo vedo gente che mi saluta e quindi io un attimo mi distraggo e li saluto, perché qua voglio dire sono intorno a casa, nel senso, quindi voglio dire la gente mi conosce, mi saluta e magari non pensa. Infatti ho pure ricevuto una telefonata, vabbè. Ciao da Florianopolis, ciao Daniele, mi viene da piangere. No, non piangiamo ragazzi, io quello che voglio è che voi guardiate i miei video, le mie dirette. No, vabbè, stavo per essere ucciso da un tappo di una bottiglietta che una macchina ha pestato e che è schizzato via e mi ha sfiorato. Quindi uno, anche se cammina a piedi da solo,
rischia di essere ucciso dai tappi delle bottigliette che schizzano. Vabbè, sono salvo. Ciao da Verona, ci manca la libertà, mi viene da piangere. Allora ragazzi, piano piano, io ve l'ho detto a inizio video, ho detto siamo, se mi date da quanto siamo in diretta io riesco, perché vorrei chiudere insomma a un'oretta. Ma non perché non la voglio rendere poi meno noiosa quando la riguardate, non voglio fare cose infinite. Complimenti, sei grande, bravissimo nel commentare. Ma di cosa, ragazzi? Io parlo con voi, voi mi date compagnia. Immaginate che io la passeggiata dovrei farla da solo. Guardate che vi faccio vedere qua. Qua stiamo per arrivare quasi a Piazza San Domenico. Vi ho fatto fare un giro, io ogni volta mi perdo. Questo è un palazzo meraviglioso. E questa è Piazzetta Due Palme. Piazzetta Due Palme, dove c'erano due bellissime palme di queste, anche se non si chiama così solo per questo, anzi. C'erano due palme, qui un'altra che è caduta con il forte vento di mesi fa. Si è spezzata ed è caduta. Sto a Villabate, è difficile entrare a Palermo per una passeggiata. Piangiamo di felicità, manco se abitassi a Milano. Io continuerò a farlo, ragazzi, perché ho cominciato a farlo per i turisti. Poi ho visto che, guardate che vi faccio vedere, guardate, il grandissimo, bellissimo, meraviglioso, ma soprattutto importantissimo Duomo di San Domenico. Pensate che questa è la seconda chiesa, si può chiamare, è un duomo più grande di Palermo dopo la cattedrale di Palermo. Qui dentro riposano tantissimi, un elenco infinito, vi prego andate a cercare, di gente. Quindi questa è una chiesa molto importante, fra le persone importanti qui dentro Giovanni Falcone, insomma, e tanti altri personaggi palermitani e non. Guardate che spettacolo, visto dall'alto è proprio una croce enorme, visto dalla chiesa, dal campanile del Santissimo Salvatore, di Sant'Antonino Abate, che è praticamente all'interno della vuciria su via Roma. Adesso ve lo faccio vedere di cosa parlo. Si vede proprio dall'alto il San Domenico ed è una croce grandissima. Ma io potrei girare tutto il giorno e continuare a raccontarvi anche cosa c'è lì in fondo, ma lo faremo in altre dirette. Io di solito martedì mattina, ecco, adesso cominciamo a fissare un appuntamento, martedì mattina facciamo le dirette alle 11, quindi alle 11 facciamo delle dirette. Farò sempre itinerari diversi, cambierò l'ordine degli addendi, ma il risultato io spero che non cambi, che è una bella passeggiata. Chi può seguirla tutta la segue. Sto entrando dentro alla via che porta al mercato della Vuciria in via Maccheronai. Vediamo se da qualche parte, ecco, c'è scritto via Maccheronai. Scendiamo e andiamo. Questa è la strada, la famosa strada del mercato della Vuciria. A destra e a sinistra di solito ci sono bancarelle aperte, pieno di turisti, pieno di gente che fa acquisti. Io spero che voi vi sentiate qui con me, perché io vi sento qui con me e sono con 230 persone dietro, come se avessi 230 persone dietro. Spesso mi chiedete se io faccio i tour della città. No, ragazzi, io non sono una guida autorizzata, sono un operatore del turismo, sono un appassionato e laureato in storia dell'arte, ma mai ho pensato di portarmi dietro la gente e di... Ciao ragazzi! E di spiegargli, tant'è che non è che faccio questo, faccio il concierge di un hotel 4 stelle, poi c'ho la mia piccola struttura, tutti i giorni organizziamo chiaramente visite della città, ecco al mercato della Vuciria siamo, organizziamo visite della città, organizziamo tour, escursioni, di tutto. È chiaro che organizziamo la vita ai turisti, l'hotel non si limita solo ad essere hotel, almeno c'è chi si limita solamente a fare questo,
c'è chi invece, come me, come tanti altri, si spendono per i turisti e riuscire a organizzare tutto quello che serve. Poi c'è chi è più appassionato, chi ha più empatia, chi ha meno empatia, e chi lo fa con più amore, chi lo fa con meno amore. Dico, ci sono tante cose da valutare, però ecco, facciamo questo. Ma lunge da me mettermi dietro 20 persone e io cominciare a... Per questo ci sono delle guide autorizzate a Palermo, che collaborano chiaramente con noi, con l'hotel, con Palermo City Walk, che sono scelte da noi, cioè sono la cerchia di amicizie, di collaboratori che in questo... siamo nella piazza della Vucceria, ragazzi, qua un po' è restaurato, un po' il... ricordate il ristorante Shanghai? Guardate il mercato della Vucceria. Quindi sì, noi, beh, mandateci delle email su palermocitywalk@gmail.com per qualsiasi domanda, richiesta. Io scrivo, io rispondo, e sono io come rispondo ai messaggi in chat, come rispondo ai messaggi in diretta, rispondo anche ai commenti sugli articoli che scrivo. Sono sempre io, cioè non è che ho uno staff di 10.000 persone o di 4 persone che rispondono per me. Io quello che sono io, ok? Al massimo, chiaramente nel back stage c'è anche Erika, che è la mia compagna, che conoscete, no? Dove insieme ci occupiamo a tutto tondo, insomma, delle nostre attività che ruotano tutte intorno al turismo. In questo momento siamo più liberi fra virgolette, quindi ci stiamo dedicando più a voi, a fare vedere questa città, alla sponsorizzazione di... che anche se in questo momento non può esserci turismo, voi mi insegnate che una cosa che si ferma si blocca, e allora noi stiamo continuando a farvela vedere, perché in effetti non ci fermiamo. Guardate, non ci fermiamo. I side salate, volete sentire il mio accento? Ah, live. Chi è che vuole sentire? Chi sei su? I capperi di Pantelleria. Buongiorno. Piano piano, vero? Ricominciamo piano piano. Lentamente, ma speriamo bene. Giusto. Buona giornata. Si incontra qualche amico, si fanno due chiacchiere a distanza. Guardate che spettacolo il Corso Vittorio Emanuele. La prossima volta facciamo Corso Vittorio Emanuele fino al mare. Vi porto al Parco della Salute, e che non abbiamo visto l'altro giorno, vedremo magari il nautoscopio. Prendiamo da qui, da via Roma. Quindi voglio dire, noi tutto il giorno organizziamo escursioni, organizziamo la giornata al turista. Se ci pensate prima, utilizzate anche il sito Palermo City Walk, perché in quei tre giorni che prenotate, oppure chi non è mai stato a Palermo, è importantissimo. Io per esempio, quando parto, la prima cosa che faccio è prendo una mappa della città. Anzi, a proposito, vi dico che a breve sto sempre io auto creando una mappa che a me sembra più congeniale possibile per il turista, quindi poi si potrà scaricare dal sito. Dicevo, il sito Palermo City Walk si divide in i video che io faccio, tutti narrati con articolo. E poi ci sono altre sezioni, insomma, dove potete prenotare la struttura Aqua Rooms, il nostro hotel, eccetera. Però importante è l'interazione, cioè se ci scrivete domande, cioè fate sì che questo sito, prima della vostra partenza, diventi un posto dove voi andate ad attingere delle informazioni e create anche voi il vostro itinerario, per poi non perdere tempo in vacanza. C'è una cosa assurda, è passare da un monumento all'altro, una volta arrivati qui a sorpresa, e perdete una giornata per fare due cose che avreste potuto fare in 3 secondi. E allora io vi dico, guardate il sito, guardatevi i video, guardate i luoghi, ve li segnate sulla mappa, li vedete, li studiate, e arrivate qui che in 3 giorni potete fare più possibile. Tra l'altro avete tutto all'interno di un sito. Non che dovete prendere informazioni, quanto c'è dal Teatro Massimo, avete tutto su palermocitywalk.com.
è gratuito, lo faccio per tutti, ok, nel senso non sì, noi abbiamo acqua room, ma non è quello il concetto, cioè nel senso noi abbiamo tre camere, non è che adesso io con Palermo City Walk riempio le mie, noi siamo sempre pieni comunque, tutte le stagioni e sempre, quindi per me è un piacere se ci vogliamo incontrare. Ma diversamente potete prenotare nelle tantissime strutture della città meravigliose. Guardate che bella la via Roma. E adesso sono tornato nuovamente in discesa dei giudici e voglio concludere poi la diretta con perdonatemi vabbè, voglio concludere la diretta poi a piazza Bellini. Danilo, ciao Danilo, ciao Sonia. La mappa è un'ottima idea, sì, farò una mappa che poi sarà scaricabile insomma dal nostro sito, una mappa che racchiude tutte le esperienze negative e positive di come mi sono scontrato io in questi anni in questa realtà di turisti, quindi con domande, con più o meno interattiva, insomma si capirà, però l'importante è comprendere che all'interno di questo sito abbiamo diviso i quattro quartieri, ecco Palermo è fondamentalmente quattro quartieri. Io quando parto vado a Valencia, vado in altri posti, vado in Spagna, vado in Europa, in qualsiasi capitale io vada, mi organizzo prima, guardo la mappa, divido, capisco se ci sono dei quartieri più o meno importanti e quanti sono, vedo dove alloggio, faccio il conto di dove alloggio, quindi metto un puntino e da lì come, in quanti giorni, cosa vedere. Ecco, il sito di Palermo City Walk, indipendentemente dai social, è una cosa utile per avere tutto insieme all'interno del sito, informazioni, articoli, al momento è tutto in italiano, a breve sarà anche in altre due o tre lingue, quindi anche per i turisti che vorranno organizzare, diciamo i turisti stranieri che vorranno organizzare la loro vacanza, la potranno leggere in altre lingue. Per adesso mi sto concentrando molto sul diciamo su voi italiani all'estero e italiani in Italia e palermitani fuori sede. Guardate che spettacolo. Guardate che spettacolo. San Cataldo, Martorana, Palazzo del Governo e Santa Caterina. Io non so da quanto sono in diretta perché la diretta non me la fa vedere, però sicuramente ho fatto abbastanza, ho fatto un bel giro e infatti volevo salutarvi, siamo tantissimi, ogni tanto condividete la diretta, prima di chiudere condividetela, così tutto quello che abbiamo visto lo vedono da tutte le altre parti del mondo. E con questo sfondo, ragazzi, io vi saluto, vi auguro buon pranzo perché penso che sia quasi ora di pranzo e torno a casa. Vi saluto, un grande abbraccio, un grande arrivederci. Martedì prossimo alle 11 penso di fare un'altra diretta, è possibile che l'anticipi, che la posticipi, però ve lo comunico. Vedete il sito, la nostra pagina su Instagram, Palermo City Walk, avete il link giù. E poi una cosina, abbiamo creato per fare rete in Sicilia, questo lo dico per chi viaggerà in Sicilia quest'anno, un bellissimo contenitore sempre gratuito di strutture ricettive e di viaggiatori. Quindi tutti i viaggiatori che vogliono trovare hotel e servizi in Sicilia, si chiama Sleep in Sicily, cioè dormi in Sicilia. È chiaro che questo contenitore di strutture ricettive e di viaggiatori, anche quando sarà finito questo periodo, rimarrà un contenitore di strutture, quindi anche per chi verrà da fuori potrà utilizzarlo. Quindi anche un like su Facebook, sul gruppo, sulla pagina e su Instagram. Sono queste tre le cose che, insomma, che ogni pagina e ogni social ha: la pagina, il gruppo e la pagina Instagram. Ragazzi, buon pranzo e grazie a voi di avermi tenuto compagnia per non so quanto, un'ora e mezza. Ciao a tutti, buon pranzo!